passo, sì, ti passo il microfono appena. Non fa niente. Allora, io ho dato questo nome Magna Grecia perché la Magna Grecia anticamente aveva i terreni più fertili per l'agricoltura ed avendo fatto un gelato con i prodotti del territorio ho ritenuto opportuno dare questo nome. Il mio gelato è fatto con una base alla vaniglia, poi con profumi di arancia e limone, con una salsa variegata, con pezzetti di mandorle caramellate e peperelle. Dentro rosso e zucchero normale. Ho cercato di basarmi veramente sui prodotti del territorio, un pochino pure antichi, perché il piparello è una cosa tipica nostra regina. Sì, appunto, io ho fatto una ricerca e appunto siccome nei tempi antichi veramente quel territorio era l'unico proprio per l'agricoltura, e che facevano vino, miele e tante cose, ho detto io, dato che ci sono prodotti del territorio, mettiamo questo nome. Lo sciroppo che c'è sopra è un caramello? Che cos'è? È salsa di arancia. Salsa di arancia. L'hai preparata tu? No, è confezionata. Ok. In pratica è una marmellata che abbiamo lavorato e trasformato a tipo salsa noi. Ok. Una marmellata di arancia lavorata e trasformata in salsina. E invece questo biscotto che c'è sopra? Questo è il piparello che è proprio okay. Nostro. È un biscotto tipico reggino okay. Che si fa con miele, mandorle, eccetera. È una cosa nostra. Eppure le mandorle le abbiamo sempre tostate noi caramellate. Ok. Sì. Tutto fatto. Tutto noi, tutto in pasticceria noi. È una pasticceria che facciamo tutto quello che abbiamo noi. Bravo. Grazie. Grazie mille, buona serata. Grazie a Melina Ficara, grazie anche a Pino che è rimasto in postazione con la proposta Magna Grecia.